Det som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat såhär, oh shit, checka ut. Molto impegnativa, cosa ne pensi di questo Abbotz? Cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto? Allora, diciamo che l'arrivo non è stato proprio adesso, ma giusto quelle quante aspetta che ci guardo. Vabbè. Tante ore fa, sì. 12 ore fa circa, e sono un po' provata, anche se non ho fatto 125 km, però l'esperienza è stupenda da rifare l'anno prossimo in 21. Io continuo con i 4 che no, l'anno prossimo si prova al Twin Team e se non si riesce si fa l'Express Tour. Bellissimo da rifare. Domenico Rollo, possiamo dirlo, vabbè, non lo diciamo, aspettiamo ancora a dirlo. Allora, dacci facci un riepilogo di questo, di questa due giorni, come ti è sembrato? Beh, un'impresa, è stata una due giorni spettacolari. Possiamo definire la notte bianca, l'abbiamo definita la notte bianca di Farini e Bobbio. Praticamente non abbiamo dormito una nottata, due giorni, siamo stati veramente bene in compagnia di tanti amici, abbiamo incitato chi ha voluto partecipare sia alle sia ai 125 km e niente, ci siamo veramente veramente divertiti tanto, è stato veramente due giorni spettacolari. Da rifare? Da rifare come due giorni sì, come corsa è meglio riflettere a lungo.
questa due giorni impegnativa dell'Abbot, cosa ti rimarrà di questa esperienza? Beh, sinceramente la fantastica gita che abbiamo fatto tutti insieme, ci siamo divertiti tantissimo, nonostante fossimo insieme soltanto a momenti, perché alla fine tutti insieme non ci siamo mai stati nell'ultimo giorno. Certo. Le Madonne tirate nelle varie salite, le discese che comunque si sono fatte sentire come al solito, c'è chi ha sofferto il sole, c'è chi la notte ha patito i brividi e chi ha mangiato un sacco prima di partire. Che dire, se ne parlerà spesso a tutte le cene. E chi ci ha permesso tutto questo, che ci ha dato una grande mano. Io sono responsabile del servizio logistico, posso dire che la situazione è sotto controllo al momento, non ci sono stati problemi di nessun tipo, né dal punto di vista sanitario né dal punto di vista infortunistico o di qualsiasi genere, quindi mi ritengo soddisfatto. E per il resto questa due giorni come ti è sembrata? Ne valsa la pena essere? Sì, infatti ci sto facendo pescherina anch'io. Arcigno! Davide della Valle, insomma, dopo questi risultati ci dia, oltre che le maglie, anche non so, 4-5 giveaway che ci stanno bene. Eh beh, anche perché come vedete sta piovendo, quindi... queste ragazze sono anche bagnate, quindi insomma. Sì. Vederlo, sì. Ma l'arrivo sta piovendo. Davide, 4-5 giveaway, anche 6, dai, va bene, grazie. No, facciamo 8 così almeno sono tutte le donne. Poi uno anche per noi. Poi se ne avanzano ovviamente. Pietro e Michela. Ciao, sono Pietro, è stato meraviglioso quest'altrano, la farò tutti i 125. Porco cavolo! Arcigno! E te Michela cosa ne pensi? Allora, è stata bella, abbastanza dura, specialmente nell'ultimo tratto, ma è passata bene, sono contento. Ok, adesso passiamo anche a chi ha collaborato nella buona riuscita del resto, che si è fatta anche lei in 4. Vai, non lo so, io sono 30 ore che non dormo, ma felicissima di aver partecipato anche da fuori a questa gara. Arcigni! Arcigni! Elisa, raccontaci le tue impressioni, insomma, dici qualcosa. Beh, a riguardo. Noi abbiamo fatto una terza staffetta, è stata un'esperienza bellissima. Si chiama Frazioni. Dai, che va sul sito. Sono stanca. No, comunque è stato bellissimo, correre di notte è fantastico, sono veramente galvanizzata, alla prossima. Allora, siamo qua con un'altra atleta della Upstation Trail Team, volevo chiedere le tue impressioni di questa due giorni. Voglio un letto. Per il resto, a parte il letto che arriverà tra poco, bellissimi. Come ti è sembrata la corsa? Stupenda. Siamo affaticate tantissimo, tanto, è stata dura. Sì, ma ne valsa la pena? Sì. Ok, soddisfazione? Tantissima. Benissimo. Con il pianto arrivo. Va bene, grazie. Meglio di così.